Mezzi in sirena schierati per il vigile del fuoco Carmelo Danzè, che dopo quasi 40 anni lascia il servizio per pensionamento. La sua carriera è iniziata a Milano nell'86, poi Siracusa per arrivare fino a Enna. Tante le esperienze vissute con la divisa, come lui stesso ha raccontato. Se fosse stato possibile, io ancora avrei voluto rimanere per altri anni, finché la salute l'avrebbe permesso. In questo momento il nostro lavoro sicuramente, almeno personalmente, mi ha portato tante soddisfazioni e penso ai miei colleghi dal punto di vista umano. Quanti ricordi con voi, quanti salvataggi. Rivolgendo il nastro, mi ricordo il primo giorno di servizio, mi trovavo al Comando Provinciale di Milano, il primo intervento mi ricordo fu al dopifaccio della Valtellina con circa 53 morti. Io quelle scene le avevo viste solo in TV. Pure mi ricordo nel 90, il 13 dicembre del 1990 a Siracusa, poi con i colleghi di Enna mi ricordo benissimo il terremoto in Abruzzo con i suoi 300 morti, o ancora, sempre con i colleghi di Enna, mi ricordo Ciampinieri, nel Messinese, dove ci furono diversi dispersi inghiottiti dal fango e dal mare. In questo momento voglio ringraziare veramente tutti i comandanti che ho conosciuto in questi 40 anni di servizio. I volontari, i discontinui, gli ausiliari, gli amministrativi. Voglio ringraziare tutti gli ufficiali, ma in particolar modo, ragazzi, volevo ringraziare questi ragazzi. Non sono stati solamente miei colleghi, ma per me sono stati dei fratelli. Abbiamo convissuto veramente tante gioie e dolori. Gioie giustamente quando arrivi un salvataggio riesci a salvare delle persone. Un po' triste quando purtroppo non riesci ad arrivare in tempo. Grazie ragazzi, vi vorrò sempre bene. Vive i Vigili del Fuoco!